è un lariano da applausi e ora più vicino alla vetta, quello che all'Algidus alla meglio su un Tor Sapienza pericoloso solo a risultato acquisito e tenuto in partita in particolare nel primo tempo da un Diego Di Giosia in vena di grandi interventi. Padroni di casa che vengono dalla discusa gara di Ceccano, Ferretti sceglie la coppia gol formata da Scacchetti e Silvestrini. Tor Sapienza reduce dalla vittoria sul Tor Bella Monaca, Ippoliti rilancia Di Giosia in porta, Guidi l'uomo più avanzato. Tema della gara chiaro sin da subito, Lariano in attacco, Tor Sapienza che subisce, al secondo Marchioni per testa, destro dal limite, Di Giosia compie il primo intervento di una lunga giornata. Passano 5 minuti, testa arriva sul fondo e mette in mezzo, Scacchetti svirgola col destro, sul pallone arriva Silvestrini a colpo sicuro, Di Giosia respinge sulla linea. Il Tor Sapienza non riesce praticamente a uscire dalla tre quarti, Marchioni con l'esterno sfiora il palo a Di Giosia battuto. Al 22esimo sbraglia in area per Scacchetti, sinistro centrale, Di Giosia respinge di piede. Pochi minuti dopo, triangolo Scacchetti, Silvestrini, Scacchetti, ancora una volta ci pensa Di Giosia in uscita bassa a chiudere lo specchio della porta. Padroni di casa ci provano anche su punizione, destro di Calabresi, alto di poco. Al 38esimo la migliore occasione del primo tempo, sbraglia in area per testa, destro al volo, Di Giosia con un miracolo alza in calcio d'angolo. Un minuto dopo ci prova anche sbraglia, conclusione dal limite, potente ma alta. Ultima occasione del primo tempo sul destro di Scacchetti, tocco al volo, palla al lato di poco. Tema della gara che non cambia nella ripresa, dopo 2 minuti destro di Marchionni, Valerio col corpo si rifugia in angolo. Al 9° controllo e destro di Scacchetti, alto di poco. La porta del Tor Sapienza sembra stregata fino al 13esimo, quando sul destro di Scacchetti ci vuole la deviazione di Lopresti per mettere fuori causa Di Giosia. Lariano con merito in vantaggio. Passano 2 minuti e i padroni di casa chiudono il discorso. Antonica aggancia in area Silvestrini, calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Silvestrini spiazza Di Giosia e fa 2-0. Per assistere alla prima conclusione del Tor Sapienza bisogna attendere il 20esimo. Il destro a giro del neoentrato Caverni non crea pericoli a De Bernardo. Poi diagonale di Giulio Antonio sul fondo. Al 34esimo ancora Caverni al tiro, conclusione dal limite che sfiora il palo alla sinistra di De Bernardo. Nel finale il Lariano lascia spazio agli ospiti ed è bravissimo De Bernardo a chiudere in uscita prima su Guidi, poi su Caverni. Ancora De Bernardo protagonista in pieno recupero sul diagonale di un attivissimo Caverni, mentre al 48esimo squarcia praticamente da centrocampo, tenta senza fortuna il gol della domenica. Di Giosia non si fa sorprendere. È l'ultima emozione della partita, il Lariano si prende gli applausi di 3 punti e si avvicina ai piani alti della classifica. Per il Tor Sapienza giornata no, Ippoliti incassa la 5ª sconfitta stagionale.